bellissime sono state le attrazioni offerte dai 2 giorni di festa del Mandorlato a Colonia, a cominciare dalla ruota panoramica di 20 metri di altezza installata in Piazza del Mandamento, che ha offerto una veduta oltre i tetti della città e le bancarelle dell'area espositiva lungo il corso. Il centro del paese era addobbato con luci e ornato dai chioschi dei 6 produttori del Mandorlato: Bertolini e figli, Pasticceria Bisognin, Garzotto Rocco e figlio, Marani, Nodari e San Marco. Sulla piazzetta antistante, il teatro comunale, si osservavano gli spettacoli degli artisti di strada, gli zampognari e le varie bancarelle. Altrettanto suggestiva Piazza Duomo, con l'albero di Natale, le bancarelle di altri prodotti dolciari sempre legati al Mandorlato e le bancarelle degli hobbisti. All'ex Monte di Pietà e al teatro comunale si sono svolte anche 2 mostre di pittura. Dino Garzotto, quali sono le proposte per quest'anno per la Fiera del Mandorlato? Diciamo che quest'anno abbiamo proposto il mandorlato classico come tutti gli anni e poi diciamo quello superiore che ha più mandorle, è una percentuale più mandorle più bassa di pasta meno dolce, poi c'è il nocciolato che al posto delle mandorle viene aggiunto le nocciole e poi c'è la variante, diciamo c'è quello morbido, quel pistacchi, c'è il toroncino morbido aromatizzato all'arancia. Oltre alla festa del mandorlato, dove proponete i vostri prodotti? Allora, i nostri prodotti vengono proposti in tutta Italia, in negozi specializzati, enoteche, alimentari, pasticcerie. E facciamo un po' d'Europa e anche un po' in America e Hong Kong. Ecco, stiamo insomma cercando di introdurre anche nei paesi extraeuropei, insomma. Antonio Bellini, titolare del gruppo San Marco, come sta andando la 34esima edizione della Festa del Mandorlato? Come inizio, visto il tempo che è venuto bello e anche come affluenza, sembra un po' di più dell'anno scorso. Quali tipologie di mandorlato proponete? Beh, a parte il classico, che è quello che va per la maggiore, ma negli ultimi anni abbiamo cercato di fare le monodose, perché il mandorlato è duro, e anche fare una linea 66 che sta andando molto bene, di mandorlato friabile, 66 perché ha il 66% di mandorle al posto del 45 che dovrebbe essere la percentuale del classico. È un prodotto che ha lo stesso gusto del mandorlato, però è più friabile. Cosa ci può dire della nuova linea salutistica? Ma diciamo che è un'esigenza di allungare i tempi di attività dell'azienda, perché con 3 mesi è sempre più difficile tenere su un'azienda. È un prodotto che in questi ultimi tempi sta andando, sono le barrette salutistiche Ainon. Noi abbiamo fatto una barretta salutistica di quelli che sono i cosiddetti semi della salute, che sono per sesamo, chia, lino, canapa, girasole e zucca. Questi semi hanno la caratteristica di avere alte percentuali di acidi grassi essenziali omega 3 e omega 6 assieme ad altre proprietà salutistiche. Non è un dolce, è un prodotto salutistico formato da prodotto con miele di acacia 30% e 70% di questi semi. Pasticceria Bisognin, quest'anno abbiamo delle grandi novità, tra cui il panettone in vasocottura. Sì, ciao. Allora, come novità, non so se avete già visto il che abbiamo esposto in vetrina, il prodotto viene cotto direttamente dal vaso in vetro. E prima si fa un procedimento di lievitazione e l'ultima fase viene terminata all'interno di questo vaso. E, la particolarità che ha questo nuovo prodotto rispetto al tradizionale, che rimarrebbe praticamente un po' più morbido, ecco. La proporzione è molto inferiore, molto più piccola rispetto sempre al panettone tradizionale, questo si può consumare benissimo 1 o 2 persone. Mentre l'altra novità che abbiamo ideato quest'anno è le brioche al mandorlato, giusto per fare una colazione delicata, ed è molto leggera, non è particolarmente dolce, perché magari l'idea può dare che il mandorlato, il miele a volte può essere troppo dolce. Siamo riusciti a equilibrare l'impasto della brioche in proporzione a quello che può essere il mandorlato. Ci prepariamo come tutti gli anni con il nostro classico prodotto, che è appunto lavorato a mano con la mandorletera e il miele di acacia.
e si vede molto bene da tutti i nostri prodotti, appunto le lavorazioni a mano, e oltre al cavallo di battaglia che è appunto il mandorlato classico, abbiamo altri prodotti come il pandorlato, le pepite di mandorlato che sono piaciute molto, che sono di bocconcini di mandorlato classico tartufati a cacao, i tartufi di mandorlato sempre con la granella di mandorlato e tantissimi altri prodotti. E un prodotto nuovo che abbiamo proposto quest'anno è il Super Morbido, che è un mandorlato particolarmente morbido. L'abbiamo fatto classico, bianco, con le mandorle e anche con le gocce di cioccolato. Siamo stati premiati, a nostra insaputa peraltro e con molta felicità, dal Gambero Rosso, e come i primi di Colonia Veneta e secondi a livello nazionale. Abbiamo partecipato alla festa del mandorlato l'8 e il 9 dicembre con appunto il nostro mandorlato, una degustazione del mandorlato caldo e con altri stand dove si poteva trovare cioccolato e tutti i nostri prodotti. È stata una fiera molto importante per noi, come sempre, e è stata ricca di soddisfazione. A fine novembre abbiamo aperto il nostro spazio, che si trova di fianco alla nostra pasticceria. È aperto tutti i giorni con orari dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30, e dove nello spazio potete trovare tutti i nostri prodotti e cose diverse a prezzi inferiori rispetto alla pasticceria. Poniamo sempre gli stessi prodotti, la qualità resta sempre la stessa, però magari potete trovare anche cose diverse che nella pasticceria non ci sono.